Ignazio, Tiki Taka, amore nei camerini con Cecilia, il dibattito. Ignazio a Tiki Taka, la rivelazione dei camerini Mediaset dove Moser ha fatto l'amore con Cecilia. Ignazio Moser è stato ospite di Pierluigi Pardo nello studio di Tiki Taka. Tra i tanti dibattiti affrontati, non si poteva fare a meno di parlare del Grande Fratello VIP. L'ex ciclista ha raccontato alcuni particolari dettagli sulla sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia. Inutile dire che si è anche affrontato il discorso sugli ormai tanto chiacchierati camerini. Nella puntata delle Iene andata in onda domenica 17 dicembre 2017, l'ex beffino ha rivelato di aver fatto l'amore con Cecilia Rodriguez in uno dei camerini Mediaset. E così, dopo l'armadio, al centro dell'attenzione ci è finito un vero e proprio camerino, ma quale? Nonostante Ignazio non abbia voluto svelare dove è accaduto il tutto, il dibattito è andato avanti per un po'. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno fatto l'amore nei camerini, non sono stati i primi. Di fronte al racconto dei camerini di Ignazio Moser, Giuseppe Cruciani ha svelato un particolare dettaglio che nessuno di noi si sarebbe mai aspettato. Non è la prima volta che vengono violati i camerini di Mediaset. In tutti i posti, in tutte le televisioni succede che i camerini, i posti nascosti, sono frequentati anche per queste cose qui. Insomma, l'ex ciclista e Cecilia Rodriguez non sono stati i primi e forse neanche gli ultimi. In ogni caso, il popolo del web continua a criticare la scelta della coppia di raccontare questo dettaglio della loro intimità proprio in TV. Tiki Taka, Ignazio Moser parla del Grande Fratello VIP, la dichiarazione inaspettata. Nonostante siano tutti interrati alla sua storia d'amore con Cecilia, Moser ha anche parlato di come è stato vivere nella casa del Grande Fratello VIP per quasi 3 mesi. Sicuramente esperienza forte, per me positiva, ti parlavo del paragone bici Grande Fratello. Penso che si faticava di più al GF. Insomma, un'avventura simile il giovane Ignazio la rifarebbe sicuramente, anche perché all'interno del reality show ha trovato, inaspettatamente, l'amore.